L'intera comunità è sconvolta, siamo rimasti senza parole. Jacopo Fiorani, presidente dell'Associazione Culturale La Stele di Nuvilar, riporta lo stato d'animo dei compaesani dopo la tragedia avvenuta nel piccolo borgo del Pesarese, dove Simona Porceddu è stata uccisa dal marito prima che l'uomo si suicidasse. Ci stiamo interrogando, ha detto Jacopo, su come aprire una riflessione profonda, dando il nostro contributo. È una tragedia che nessuno vorrebbe mai sentire e aspettarsi. Qui a Nuvilara è una cosa che non è mai successa, un paese così tranquillo, così bello, e purtroppo però ci siamo svegliati quella mattina con questa notizia. È successo nel giorno, durante il pomeriggio, dopo pranzo, ma ancora non si aveva ben chiaro che cosa fosse successo, la vera dinamica. Poi, quando è uscita effettivamente la notizia, è stato un colpo molto forte. Dopo i fatti di venerdì, i componenti dell'associazione si sono attivati, sentendo esperti del settore e organi competenti. Nei prossimi giorni faranno sapere i dettagli di una raccolta fondi che stanno organizzando insieme a una iniziativa per valorizzare la memoria di quel che ci ha scosso in modo così violento e disumano, ha commentato il presidente. La mancanza di cultura, carica di odio e violenza, continua a mietere vittime, ha aggiunto, e noi non possiamo rimanere passivi, pensando che il problema sia sempre altrove. La nostra volontà era quella innanzitutto di dare un segnale di presenza e di reazione della comunità nei confronti di questo episodio, e quindi attivando della raccolta fondi per queste povere bambine, ma non solo, volevamo anche trovare un modo per ricordare e far memoria anche di questa cosa che inevitabilmente si cercherà di dimenticare. Che però a nostro avviso è anche importante invece valutare, nel senso dargli un peso e far capire che queste cose purtroppo succedono, e anche se non vorremmo che fosse mai successo, invece ci sono. E quindi proprio per questo vorremmo creare un momento di attenzione sulla tematica con vari enti, istituzioni competenti. E adesso ancora non è stata ben definita la data, però diciamo, è come creare un momento di riflessione anche diciamo, attraverso la comunità nostra, ma anche quella del comune di appartenenza di Simona, della Sardegna, del comune di Collinas. Quindi diciamo, fare un segnale proprio di unione e di reazione a questi episodi.